Infatti, ragazzi, in questo video, come avrete letto dal titolo, facciamo un piccolo giretto del mio bagno per farvi vedere la disposizione e soprattutto quali prodotti ho, dove li tengo, come li tengo, cosa utilizzo. È un video che a me piace vedere perché mi dà un'idea di come una persona si organizza nel bagno, di quelle che sono le sue abitudini e riesco a trarre spunto sia della sistemazione che ovviamente vedo i prodotti che utilizza quotidianamente, per cui mi faccio un'idea anche di quei prodotti, quelli che piacciono, quelli che non piacciono, perché durante il video saltano sempre fuori cose interessanti, piccole nozioni, quindi insomma è un video che mi piace. Bando alle ciance, volevo fare una piccola introduzione per spiegarvi di cosa si trattava, ma vi porto subito in bagno. Se volete delucidazioni su questo mio non look, vi rimando al video precedente che è ovviamente girato ancora ora, cioè poco fa, 2 minuti fa, dove ovviamente sono ancora vestita così che sembro in pigiama, ma sono comodissima, dove ho questa faccia da culo quasi per nulla truccata e questi capelli che, questi sì, mi danno un po' di soddisfazione e sto resistendo a tenerli sciolti stranamente. Sono in un mood un po' così oggi, un po'. Non sono molto contenta, sono molto stanca, ma a parte quello va tutto bene e ora che vi porto nel mio bagnettino andrà anche meglio. Quindi venite subito con me se vi interessa e andiamo a vedere che cosa c'è nel mio piccolo, 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 piccolo bagno. Ah, piccola premessa, anche qua non l'ho pulito per l'occasione, ve lo dico, cioè non vi guardate troppo in giro, anzi cercherò di tenere l'inquadratura stretta, stretta lì, su quello che devo farvi vedere senza farvi vedere troppo in giro, perché convivendo con un uomo come il mio Roso, che è un disastro, uno sporcaccione, sporca ovunque, il bagno non sta pulito un giorno, che sia uno. Quindi anche se l'ho pulito l'altro ieri, purtroppo non è proprio così lindo e brillante, ma fa niente, voi non guardate quello, vero? Promettete che non guardate quanto è sporco il bagno. E nulla, ci vediamo in bagno. Eccoci qui, allora chiudiamo la porta che c'è anche Nicola. Non vorrei che ci disturbasse, dicevo, non fate troppo caso appunto in giro perché non è proprio il massimo della pulizia, ma inizio già a farvi una carrellata. Tra l'altro la mia visuale è molto più ampia, mentre quella della videocamera è un po' un casino. Comunque, da dove partiamo? Partirei da questo mobiletto. Allora, vabbè, prima di tutto, ciao. Allora, qua diciamo tengo prevalentemente le mie cose, mentre il cassettino di qua è quello di Nicola. Non so dove iniziare. Sì, no, forse partirei da questo mobile. Allora, ta-ta-ta-dan. Ovviamente, come noterete, la parte centrale è quella di Nicola, dove ha prevalentemente cose sue e si capisce anche dal disordine disumano. In cima in quella scatola ci sono dei medicinali, così come il primo ripiano è prevalentemente di appunto medicinali. Vedete, là dietro ci sono disinfettante, arnica, Fluifort, qua ci sono cerotti, siringhe, Aulin, quindi qua magari quello che si usa un po' più frequentemente. Questo è un coso contro le punture e altre cose, insomma, questo era diciamo destinato prevalentemente ai medicinali, ma poi con l'arrivo di tanti altri prodotti ho dovuto mettere anche alcuni prodotti per il corpo e infatti qui vedete che ho l'olio di mandorle dolci di Thea Natura, ho poi, cerco di farvi vedere tutto, l'olio di Natura Bella sempre per il corpo della linea, insomma, Pierpaoli di Natura Bella, ho l'olio anticellulite di Alverde. E là dietro ho il gommaggio intensivo di dell'Idea che ho preso su Eccoverde, un gel seno probabilmente scaduto di Bottega Verde e qua davanti, confezione aperta che in realtà devo anche togliere, ho l'olio anticellulite, quello di Sien, ecco, tombola, quindi questo qui che è quello in uso, quindi qua davanti praticamente tengo questo qua che sto, quello che sto utilizzando. Mentre qua dietro tengo le scorte, diciamo, tra virgolette. In realtà ho altre cose che devo mettere via, ma devo ancora capire come sistemarle perché, come vedete, non c'è molto spazio.
Il secondo ripiano, appunto, quello di Nicola, direi che sorvoliamo. Ci ho appoggiato, visto che lui ha meno roba di me, questo qua è per le zanzare che alla fine usiamo entrambi. E questi sono due prodotti di Balea che gli avevo preso io al DM. Quindi questo che è un doccia schiuma, capelli, doccia shampoo, che gli avevo preso per quando deve andare in palestra. E questo qui invece è un gel detergente al carbone nero. Che in realtà ho provato anche io ad utilizzare, devo dire che non mi dispiace. Però diciamo che siccome io ho tanti altri prodotti, questo lo lascio prevalentemente a lui, non lo uso quasi mai, infatti andrà a finire che per consumarlo poi lo userò io. Però insomma, da quello che mi ha detto gli è piaciuto abbastanza. Qua sotto troviamo invece un altro reparto che doveva essere bene o male per tutte e due, però alla fine è diventato quasi praticamente tutto mio. E ho qui davanti i deodoranti che hanno praticamente occupato tutto quanto, hanno preso il monopolio. E ho questo qui, molto carino, estivo, sempre di Balea. Questo, vabbè, Festival Fever, è una fragranza, boh, profumata, estiva, profumata, vabbè, per forza, estiva. Poi questo che è praticamente finito, infatti lo vedrete credo presto nel video dei finiti, che è Lampone Zenzero, mi piace tantissimo, l'ho consumato veramente in pochissimo tempo, credo tipo in un mese, neanche. Questo è il mio preferito ed è al mango, l'ho acquistato per primo, ma l'ho tenuto da parte perché appunto siccome era il mio preferito non volevo consumarlo, pensate voi che assurdità. Poi ho da parte anche questo, invece ai fiori. Ho questa crema mani, siccome non uso tanto crema mani, ne ho in uso diciamo soltanto una che la tengo qui e poi ne ho un'altra che ho di là, ma vi faccio vedere poi. Questa è di Bottega Verde, me l'aveva regalata una mia amica, no, anzi la mia collega Barbara per il compleanno insieme a tanti altri prodottini di Bottega Verde, vi avevo fatto il video, ma purtroppo è tra quelli andati persi, quindi vabbè, vedrete magari prodottini misti qua in giro. Lì vabbè, c'è la mia pillola, fa negozio. Qua ci sono delle salviettine struccanti, delle salviettine invece intime, cioè intime, tipo carta igienica, sì. Qua quelle di Fria e qua quelle di Garnier che sono aperte, però le tengo sotto per non diciamo farle, come si dice, fargli prendere aria, farle seccare, preferisco tenerle sotto, anche se sono appunto quelle aperte. Dei dischetti, sì, dischetti, come si chiamano? Cotton Fioc, due confezioni, perché una vabbè l'avevo a casa io e una era già qui. Calcolate che appunto quando sono arrivata qua alcune cose c'erano già insomma nel bagno, quindi quello che potevo conservare ho conservato. Qua dentro tengo i dischetti di cotone in più, diciamo di scorta. Altri deodoranti, questo in uso e questo in uso che devo consumare. Questo che mi piace come fragranza, sì, carino. E questo qui, l'Invisible, che uso praticamente sempre, anche quando magari metto questi qua profumati di Balea. Tendo a utilizzare comunque anche questo perché per la vera protezione preferisco questo tipo rispetto a quello che mi piace moltissimo il profumo, però magari la durata non è eccezionale. In più questo mi piace perché è quello invisible, quindi sia che mi vesto di nero per il lavoro e quasi sempre così, sia che mi vesto invece magari un pochettino più insomma colorata, va sempre bene, tant'è che appunto ce l'ho di scorta, vedete che questo è uguale uguale. E ce l'ho qua di scorta. E là dietro infine ho dei dischetti di cotone di Ebelin, che è sempre una linea che si trova, come vedete, al DM, e questi sono quelli grandi che vi ho mostrato appunto nel video apposito. Questi qua di DM. Trovate poi comunque tutto giù nell'info box. Ecco quanto. E quindi questo è questo ripiano. Cerchiamo di mettere un attimo in ordine. E tengo davanti ovviamente quelli già aperti, che sono questi qua. Poi qua sotto invece ci sono prevalentemente cose per i capelli e cose diciamo che utilizzo quotidianamente per struccarmi. Allora, ops, scusate. Qui
c'è questo dove tengo i dischetti, che mi piace tantissimo, è di plastica, però è molto carino, sembra vetro, col coperchio così, e vado a prendere i miei dischetti, quindi quelli che ci sono sopra nel coso giallo, quando qua stanno finendo, li prendo da lì e li metto qua. Poi ci sono, vabbè, là dietro un sacco di robe per i capelli, in uso e anche alcuni non in uso in realtà, però ci sono diverse maschere, allora là tipo, come faccio a farvi vedere senza fare danno? Proviamo a togliere da davanti. Allora, ci provo, portiamolo un po' più avanti, eccolo qua. Questa è la... L'H, che non uso praticamente mai, una mousse volumizzante, che anche questa, sono vecchie come me questi prodotti, li uso poco e li usavo prevalentemente quando magari usavo anche, non so, tipo la piastra, cercavo di fare qualcosa, ma non sono in grado, quindi non faccio praticamente mai niente. Questo idem è uno spray protettivo per i capelli, per quando si fa lo styling, che non uso praticamente mai, sono tutti prodotti vecchi che però avevo anche a casa e ho portato su. Con ovviamente la spazzola tonda, che anche quella non uso mai. Questo che ho appena tolto è sempre una spuma volumizzante, però di balea, che l'ho presa da sostituire appunto all'altra spuma, quella lì che sta finendo. Questa ogni tanto la uso, quindi se è un periodo che vedo i capelli particolarmente mosci, prima di asciugarli con il phon, prendo una nocciolina di prodotto, di spuma, me la vado a dare sui capelli. E poi li asciugo a testa in giù per dare un pochettino di volume. Poi ci sono tutti i prodotti, diciamo, coloranti, quindi questo per esempio è uno che mi ha dato la mia responsabile che devo ancora usare perché credo che sia il prodotto più bello che ho, diciamo, per i capelli, per fare il colore, diciamo, quindi sto aspettando di smaltire altri prodotti per poi fare quello. Lo shampoo antigiallo, mio preferito, che è questo qua di L'Oreal. Che casino che sto facendo. Maschera presa a capello point, sempre antigiallo, più questa maschera versione più piccolina per capelli grigi, cioè per fare, diciamo, per colorarli di grigio. Questo che mi ha dato sempre la mia responsabile, che è un olio per capelli, che anche questo è quasi finito, ma sono lì che non voglio buttarlo perché mi piace tantissimo, questo qui di questa linea Morphosis. Il color Crazy, colorazione Platinum, praticamente inutile perché quando l'avevo acquistato non avevo i capelli così decolorati, quindi non mi aveva preso niente e lo usavo mischiato un pochettino a queste maschere per dare un pochettino di riflesso. Idem con patate, questo qui di Garnier Pearl d'Argent per la grigia, che è sempre una crema colorante per capelli grigi, per dare insomma il riflesso argentato ai capelli grigi. E l'avevo preso una volta che in emergenza avevo finito tutto, mi vedevo questi capelli color paglia che mi facevano cagare. E quindi ad acqua e sapone al volo avevo acquistato questa cosa, che devo dire che non mi dispiace come effetto. Ha una bella consistenza, una bella crema e devo dire che non mi dispiace. Simile allo shampoo antigiallo di L'Oreal, che è il mio preferito. E poi cosa c'è? Ci sono questi qui che sono sempre per il grigio, che sono di Roby liquidi che servono anche per la piega, diciamo. E come vedete c'è scritto argento, quindi danno un riflesso argento. Seccano un pochettino i capelli, quindi li uso solo in emergenza. Se tipo magari nel fare la maschera o qualcosa di antigiallo vedo che sono rimasti dei punti un pochettino più marroncini, vado a metterci poi questo sopra. C'è un olio lucidante capelli, che anche questo va bene, manca pochino. Questo era già qui, era di Nicola o di sua mamma, adesso non so di chi cavolo fosse. E lo uso ogni tanto quando li sento un pochettino secchi o spenti, ma è da consumare perché credo sia già scaduto. Questo mi piace invece parecchio, Garnier Fructis, è un balsamo olio, quindi un 2-in-1. Come vedete adesso, vabbè, è quasi finito, quindi non si vede molto, ma era bifasico, quindi ha sia il balsamo che l'olio all'interno che va poi agitato e spruzzato sui capelli, e questo lo uso prima di asciugarli, così come appunto quello di cui vi parlavo nello scorso video, l'ogliettino di Nashargan che adoro. Ne avevo appunto due, uno l'ho terminato e quindi la mia responsabile carinamente sa che mi piaceva, mi ha regalato un'altra confezione che è qui che aspetta di essere aperta perché
quando mi piace una cosa non voglio mai utilizzarla ed è qui. Poi adesso cerchiamo di fare ordine, non ce la farò mai a rimettere tutto come era prima. Ce la posso fare? Forse sì, forse ce la faccio. Stretto stretto in qualche modo, però ce la facciamo. Questo tra l'altro è quasi finito e quindi poi voglio, ho già qua da parte, non ci sta più, vabbè lasciamoli così appoggiato, tanto anche quello è quasi finito, va consumato, ah, anzi, mettiamolo qui, ecco. Perfetto. Ok. E qui davanti appunto avete già visto anche questo che è nuovo, che ho acquistato perché appunto questo spray mi stava finendo, questo pure, insomma ero un pochettino a corto di spray per i capelli post doccia e pre-shampoo, ecco. E allora ho acquistato questo qui di Alverde. Che ho già provato, mi piace tantissimo il profumo, meno la consistenza perché è molto acquosa, anche se è un bifasico. Diciamo che maggiore l'effetto acqua rispetto a quello oleoso, però vabbè, insomma, per il momento non mi dispiace, ero troppo curiosa, quindi l'ho già provato. E per il momento, siccome come vedete è tutto pieno, l'ho tenuto appoggiato lì, ma devo consumare le cose aperte, quindi questo, questo e questo vanno consumati, così come anche questo, insomma, sono tutte bene o male cose aperte che devono essere consumate. Poi qui abbiamo struccanti e detergenti in uso, quindi ho questa spuma, questa mousse per il viso al neem purificante di Himalaya, che mi piace tantissimo, che è quella che sto utilizzando in questo momento, che è questa qui. Questa l'ho acquistata da Acquasapone, uno dei primi video haul, diciamo, dedicati diciamo, ai prodotti di skincare. E quindi l'ho acquistata verso marzo, se non sbaglio, siamo ai primi di giugno, quindi marzo, aprile, maggio, sì, sono già 3 mesi che la sto utilizzando e ho da poco superato la metà, diciamo. La uso quasi mattino e sera, quindi 2 volte al giorno, quasi, non sempre perché a volte l'alterno ad altro o alcune volte uso solo l'acqua micellare. Se sono molto stanca e sono molto pigra in quel momento, fretta o okay, che, mi capita che non la utilizzo sia mattina che sera, però vabbè. Qui ho invece l'acqua micellare di Balea, vedete un sacco di prodotti di Balea in questo bagno perché insomma da quando mi sono interessata a questo tipo di cose ho comprato tanti prodotti Balea al DM, per cui ne vedete tanti. Questa l'ho utilizzata già un bel po' di volte, come vedete. Prima di questa avevo in uso quella Garnier, sia quella verde che quella con l'olio, quella dorata, ve li avevo mostrati in un video dei prodotti terminati, che però è sempre tra quelli andati persi, quindi ve lo cito qui perché purtroppo non potrete vederlo in quel video perché se ne sono andati, l'ho girato parecchio tempo fa, per cui ormai i prodotti li avevo già buttati. Devo dire che questa non mi fa impazzire. Nel senso che a paragone di prodotto, di packaging quasi uguale, di ml, e sì, questa costa un po' meno perché costa 2,99 euro se non sbaglio, però mi pare strucchi, anzi senza mi pare, struccano meglio quello di Garnier, e questo mi lascia a volte una sorta di schiumetta che non mi fa impazzire, cioè fa il suo dovere per carità. Però non è sicuramente tra le mie acque micellari preferite, quindi non so se la ricomprerò. Là dietro c'è anche questo, quasi finito perché mi manca un ditino, ed è questo detergente delicato di Fior di Magnolia, che è una linea che si trova da Eurospin, che ha alcuni prodotti bio, altri no, questo non lo è, non so neanche che inci abbia, questo è un prodotto vecchio che avevo già in casa. Probabilmente l'aveva acquistato mia mamma perché ogni tanto quando magari gli dicevo che mi serviva un prodotto che stavo finendo, gli dicevo prendimi qualcosa, lei andava a fare la spesa, magari andava all'Eurospin e quindi mi prendeva quello che trovava senza porsi troppi problemi, farsi troppe domande. E quindi questo è uno di quei prodotti proprio a caso,
cioè non scelti, diciamo, ma che mi è capitato sotto mano e che quindi ho utilizzato. Là dietro c'è questo buonissimo tonico alla propolis e camomilla. Di antica bottega dell'Alveare, che è una sorta di spaccio in realtà che si trova dalle mie parti perché si trova a Mozzo, vicino a casa mia, sempre in provincia di Bergamo. Devo andare a verificare un attimino, perché anche questo qui, questo per esempio mi era stato regalato, anzi gli era stato regalato a mia mamma, poi dopo lei non l'ha utilizzato, l'aveva dato a me. Ma non ho idea precisamente di dove, da dove arrivi, ecco. Però mi sono trovata veramente molto bene perché allora, sugli occhi bruciava un pochino e quindi non l'ho poi più utilizzato sugli occhi, ma ha un potere astringente pazzesco. Quindi dopo l'utilizzo di questo prodotto, a differenza di altri tonici, questo mi lasciava veramente la pelle bella tonica, bella compatta. Un po' tirava, ma a me la sensazione in realtà non piace perché mi piace quando il tonico è un po' così che tira la pelle un po' astringente. E molto liscia con i pori belli chiusi. Quindi questo infatti mi dispiace, ne manca proprio pochino pochino. Come vedete, tutte cose che manca poco, però mi dispiace buttarle. Là in fondo invece c'è questo è un prodotto che mi era stato regalato a Natale dal lavoro, insomma nel pacchetto grande dove c'erano dentro tutta una serie di prodotti di Estée Lauder, tra cui questo spray per i capelli di Aveda che non ho ancora utilizzato, è qua chiuso. Mi cade tutto. Ecco, sapevo. Questo è per la crescita, se non sbaglio. Sì, contro la caduta dei capelli. Bah, vabbè, è un regalo. Tra l'altro, anche lì vi avevo fatto il video su tutti i prodottini che avevo avuto in omaggio, cioè di regalo da Estée Lauder per Natale. Ma è sempre uno dei video che se ne sono andati. E per finire, sempre qua appoggiato perché lo stavo utilizzando, ho anche questi dischetti struccanti di Balea. Queste sono la versione diciamo normali, ho anche la versione quelle per il trucco waterproof. Mi piacciono ma non mi fanno impazzire, poi ve ne parlerò meglio nel video insomma apposito o recensione, video prodotti finiti, insomma li sto utilizzando, ce ne sono dentro 50 pezzi, non sono neanche a metà. Vediamo di aprirlo con una mano, vediamo se vedete. Dentro ci sono praticamente già i dischetti imbevuti. Sono comodi, però sono molto molto fini, quindi quello che vi posso dire è che io come tipo di dischetto preferisco ancora quelli classici, insomma. Poi saltiamo il cassetto qua che è di Nicola e andiamo al mobiletto qui dentro. Ta-da-da-dan, le scorte. Allora, qui per questo primo ripiano ho prevalentemente assorbenti. Ho questo guanto per massaggi che ho comprato l'ultima volta che sono stata al DM, l'ho già utilizzato una volta e poi mi ero già scordata di averlo, porca troia, vabbè, questo qui. Poi ho l'altro appunto gli altri dischetti, questi qua nella versione per trucco waterproof, strisce depilatorie e prevalentemente sono assorbenti. Là dietro c'è la cosa del Sick Peel, niente di che, insomma, roba poco interessante per il momento. Ok, poi questo secondo reparto invece è già molto più interessante perché qui abbiamo tutte le scorte di creme, acque micellari, acque detergente, saponi mani, chi più ne ha più ne metta. Allora, come mi metto per farvi vedere? Mi siedo per terra. Sì, facciamo che mi siedo per terra. Quindi, allora, questo è un sapone mani che mi era stato regalato a Natale di Perlier. Ecco qui. Poi, questo è il tonico questo è il tonico viso della linea Bio di Fior di Magnolia, che è appunto quella che trovate all'Eurospin. Avevo preso sia tonico che crema che acqua micellare, che dovrebbe essere là dietro da qualche parte.
Però diciamo che prevalentemente da questo lato ci sono i saponi, saponi mani, tra cui la scorta, quindi ho questo sapone mani che è appunto sempre quello della Valiglia Nera di Bottega Verde, questo di Bath & Body Works La Pesca, questo che sempre di Bath & Body Works ha non mi ricordo cosa, quello là dietro che è boh, non lo so che cos'è. Sempre una scorta e questo Balea e Balea come vedete. Poi ho le mousse, la scorta di mousse truccanti, quindi questa di Balea, questa di Alverde alla mela e lime, che è quella specifica per diciamo le pelli miste, un po' grasse, e questa qui, sempre di Alverde. Sono tutte cose ancora chiuse, non utilizzate. Qua davanti ho le creme. Che quindi devo farvi vedere quelle per andare dietro perché sennò non si capisce niente. Allora, queste due di Omia, quella lifting immediato all'olio d'argane, quella nutriente protettiva mandorla e malva, di cui ho sentito parlare molto bene, quindi le avevo acquistate entrambe. Le due di Cien, anche di queste ho sentito parlare bene, quindi acquistate. Non le ho prese, diciamo, tutte e quattro, quindi sia la versione giorno che sera di quella melograno e di quella rosa, ma ne ho presa una e una e ho scelto quella giorno melograno e quella rosa per la sera. La crema di Natura Bella, linea per Paoli, idratante lenitiva Bimbi, ma che utilizzerò io come crema, insomma, idratante per pelli delicate. La crema Fanatique, che è una linea venduta su Eccoverde, che mi piace tantissimo, peccato insomma il packaging così piccolino, però sono comunque 50 ml nonostante sembri molto più piccolina, nuova, sono curiosa di provarla. Questa qui di La Vera e questa qui sempre di Alverde. Qua dietro poi ci sono struccanti, poverini. Bifasico di Alverde famosissimo, un peeling sempre di Alverde, avevo preso praticamente tutta la linea di queste qua, come vedete c'è acqua micellare, peeling, mousse e crema, non farci mancare nulla, e l'acqua micellare Bioderma, solita mia che usavo prevalentemente per il lavoro perché le modelle sono un po' viziate, quindi vogliono la Bioderma, vabbè. Quest'acqua micellare, che invece è quella di Fiori di Magnolia Eco Bio, l'acqua micellare Fanatique, un detergente viso di Omia, aiuto, detergente viso Provenzali, acqua micellare bio di Provenzali e latte detergente sempre Provenzali, quindi due prodotti Provenzali linea bio. Uno ce l'avevo già da tempo, che è il detergente là in fondo, l'acqua micellare invece l'avevo acquistata più recentemente. Non so, spero di avervi fatto vedere. Eccoli. È un casino mostrarvi tutto, ma insomma, ci abbiamo provato. Adesso rimettere dentro mi viene da ridere. Ovviamente adesso non ci sta più niente. Vabbè, dovrò risistemare con più calma perché è tutto incasinato adesso. Vabbè, passando al reparto sotto abbiamo le scorte per quanto riguarda shampoo, balsami. E detergenti corpo e intimi, infatti, senza togliere di nuovo tutto, vi faccio vedere più che altro le cose in primo piano. Questo Natura Oil con olio d'argan bio, che è un doccia olio elasticizzante, una base lavante più che altro per il viso. Non so infatti cosa faccia qua, ma vabbè. Dei detergenti intimi, schiuma di Balea. Questo è un bagno doccia Bottega Verde. Shampoo e balsamo di Alverde, Omnia shampoo, balsamo Omnia, shampoo Equilibria, Alverde, lo shampoo e la maschera, scusate, il shampoo e balsamo sempre Balea antigiallo, Alverde, Balea peeling, là in fondo ci sono degli shampoo Garnier, questa maschera per i capelli di Alverde. Qua vabbè, carta igienica, la scorta, un colore per capelli che utilizzerò, la piastra, il ferro, insomma, queste cose qua. Adesso cerchiamo di rimettere tutto a posto. Ok, vi faccio vedere velocemente perché sennò davvero viene notte. Poi, passando invece al lato di qui. Del bagno, vabbè, qua sotto ho dei
Salviette, il ferro da stiro, il ferro da stiro, sì, il phon e alcuni solari che sono quelli che ho in uso in questo momento e lo shampoo secco di Balea che non sapevo dove mettere, che quindi è qua. E in questa trousse qua dietro azzurra ci sono tutti i mini size, campioncini, robe varie, robe per le zanzare o altri solari, quindi cose diciamo che non si utilizzano quotidianamente. E direi che qua chiudiamo. Aiuto. In questo cestino che invece tengo qua sul mobiletto ho diversi prodottini. Ho delle creme corpo, sia in barattoloni grandi così, sia invece cose più piccoline, tipo questa qui di Bath & Body Works alla pesca, che mi piace tantissimo. L'olio corpo alle mandorle, che è quello che ho in uso. Poi ho quelli di scorta, questo qua era quello di Omia. La crema protezione solare per viso e corpo che io utilizzo sul viso, questa qui è la 30, pagata un fottio dall'estetista, è cara, guarda come non so cosa. L'olio corpo di Biofito Relax, questo qui, detergente mani, la mia crema viso all'aloe, una crema corpo di Pupa. Altri insomma detergenti corpo di Sephora, questo di Rocher, la crema mani di Darphin, regalo di Estée Lauder, questa crema come si dice latte corpo detergente di non so che linea, però erano carini, quindi li ho messi qui, però sono da consumare in realtà. Come si dice, Powerful Lifting di Origins e appunto il barattolone grosso di crema corpo all'aloe. Quindi queste cose qui che sono un po' di sia in uso che di scorta in realtà, quindi quelle sotto non le uso molto, quelle sopra invece un po' di più, quindi questa qui sì, questa qui anche, e qua è quella che stavo utilizzando prima come crema viso, adesso sta finendo, l'ho messa qua perché sono passata ad altro, così. E qua in parte invece ho appoggiato questi due prodotti, questo, anche questo in uso, che è uno spray, quello di Lidl, della Summer Edition, che è praticamente come se fosse una crema corpo, però in versione spray, questa è quella all'aloe vera, e ve l'ho mostrata insomma nel video l'apposito, e invece questa è una crema detergente per il viso di Borsari, che è quella che sto alternando appunto alla mousse invece al Neem di Himalaya, e quindi anche questa è qui per ricordarmi che c'è e per consumarla, perché era là sotto nel mobile insieme a quel marasma. Poi qua sopra ho le co altre cose diciamo in uso. Allora, ho questo coso con dentro tutti i campioncini vari di Scioppa, di creme, cremine, sia per il viso che per il corpo, c'è dentro un po' di tutto, c'è dell'Idea, c'è Bottega Verde, ci sono dei profumini, insomma c'è un po' di tutto. E siccome faccio fatica ad utilizzarli, questi qua, perché non mi viene mai voglia, ho pensato di metterli qui in modo che fossero insomma subito visibili e mi venisse insomma più voglia di andare a pescare da loro. E sempre qua dentro tengo anche i due contorno occhi che ho in uso, che sono questo qui di di Soagen Antietà contorno occhi, bioattivatore di giovinezza. Qua, spero che si legga. E questo qui, insomma, famoso che ho quasi finito di Provenzali alla Rosa Moschetta, che conoscerete tutte, che mi ha appena caduto per terra. Vabbè, lì sopra ho altri prodotti che sto utilizzando: il siero Omia all'aloe vera con la sua crema. Il siero mi è piaciuto molto, la crema non molto, ve ne parlerò poi in modo specifico perché all'inizio mi aveva fatto proprio cagare, adesso invece sto imparando un attimino ad apprezzarla di più, ma va dosata perché fa i pallini e non va bene con tutti gli altri prodotti in combo, ma bisogna capire con cosa utilizzarla perché certe volte non si comporta bene. Comunque, questi due. Con altri tonici che ho in uso, il mio, che mi sa che dovrò buttare perché sono passati un po' di giorni e non avendo insomma conservante, mi sa che sarà da buttare. Quello appunto dei Provenzali alla Rosa Moschetta e quello lì di Balea, tutti e due iniziati
come vedete, di questo sono praticamente a metà, mentre quell'altro è praticamente finito. E li tengo insomma qua quelli che sono da terminare, che sono in uso in questo momento. Io non so cosa uscirà di questo video perché mi sta iniziando a cedere il braccio. Là sopra, ultimo ripiano, invece ho uno spray bifasico per il corpo di Balea. Mi si sta staccando l'etichetta, mannaggia, perché l'olio me l'ha fatta staccare. Questo lo adoro, è alla pesca, ha un profumo buonissimo. E mi piace tantissimissimo questo prodotto, nonostante appunto il packaging sia un po' grossolano e un pochettino scomodo da usare e rimanga un po' tutto unto, ma vabbè, il profumo ne vale la pena. E queste due creme, la versione giorno e la versione notta di queste qui, notta, notte, di queste qui di Balea per pelli miste, queste qua, una con fattore di protezione solare 15, quella da giorno, e quella invece per la notte. Queste qua sono quelle ai fiori di loto, esattamente come il tonico che è questo qua dietro, alla stessa linea. E questo qui che invece è un crema peeling, diciamo, per il viso, che faccio ogni tanto, e quindi lo lascio qui perché ovviamente uno ce l'ho là sotto nel mobile, uno qui. E insomma, cerco di tenerne uno a portata di mano, che è quello che poi vado a utilizzare ogni tanto. Ecco qui. E poi, per ultimo, abbiamo questo bellissimo mobiletto, dove questo ripiano abbiamo prevalentemente appunto lo spazio occupato dagli spazzolini elettrici mio di Nicola, con il filo interdentale, quello con non fatto a filo, ma quello fatto a non so spiegarvelo, qualcosina azzurro, vabbè. Una scorta di un dentifricio bio, questo qua di Alverde, che non ho ancora utilizzato, sarebbe il primo dentifricio bio che utilizzo. Il burro labbra sempre Alverde, che mi piace molto. E qui ho, che utilizziamo entrambi, il Blemish Control Gel di MAC, che è praticamente un prodotto per i brufoli, che fa miracoli. Quindi ogni tanto, quando abbiamo i brufoletti, ce l'abbiamo qua da mettere, perché veramente li fa sparire in pochi giorni. Quindi questo più che altro è così. Sopra invece ho sistemato gli idrolati, i tre idrolati di la saponaria che ho, perché preferisco tenerli. Avrei voluto metterli insieme ai tonici là, però gli idrolati preferisco tenerli al sicuro in un mobiletto chiuso per conservarli meglio, nonostante insomma abbiano la boccettina comunque scura, però è sempre meglio conservarli in un posto un po' più chiuso, sono più tranquilla. Anche il packaging comunque non è un packaging elegante, che se sta in vista è bellino, quindi preferisco tenere in vista altre cose, queste tenerle al sicuro. Io ho quello di rosa, che purtroppo ieri sera, dopo che l'ho aperto, l'ho usato una volta e mi si è rovesciato per terra. Infatti, come vedete, è praticamente a metà. Non avete idea dei porconi che ho tirato giù, perché veramente mi ha fatto stra incazzare questa cosa, perché l'ho rovesciato praticamente più di metà. Poi ho quello di Elicrisio, che adoro, per ora è il mio preferito, e quello al rosmarino, eccolo qui. Poi ho l'olio di Cadil Pink Lotus, che amo alla follia, questo olietto. È il primo olio che utilizzo per il viso, me ne sono innamorata. Ottimo, ottimo, ottimo. Non lascia la pelle unta, un profumo paradisiaco. Mi piace tantissimo. Poi, qua ho un siero in uso, che è questo qui. Diciamo che in uso io ho, oltre a quello lì, che praticamente è finito, questo qui. Ho questi due praticamente come sieri viso in questo momento in uso. Questo è di Balea, la linea questa qui Q10 antirughe, che mi piace tantissimo. Però insomma, siccome non è neanche bellina la confezione, questo non lo tengo lassù, lo tengo qua dentro. Questi qua, diciamo, li ho tutti già utilizzati, mentre quello che vedete dietro invece no, sono scorte, prodotti non ancora utilizzati. E ho un siero viso lifting immediato sempre di Omia, il contorno occhi di Delidea, una crema siero antimacchie di Balea, un contorno occhi al Q10 sempre di, no, di Alverde, e un invece contorno occhi di Balea. Qua non si incastrano alla perfezione. Oh là, tac, incastrati alla perfezione. Qua dentro dovrò farci stare anche
le altre cose che ho preso, perché arriveranno altri prodottini che poi dovrò mostrarvi e non ho idea di come sistemarli. Credo proprio che dovrò fare dei cambiamenti, quindi per ora ve lo mostro così, ma è molto probabile che tutto ciò cambierà. Molto probabile che il reparto di sopra, che è quello delle maschere, si sposterà da lì a quella scatola lassù, che per il momento contiene un bagno doccia e uno shampoo, se non sbaglio, che magari utilizzerò, e quindi si libera la scatola. Là sopra ci sono anche delle saponette e un profumo, l'elisir di Kenzo. Metterà a fuoco? Boh, non so se è a fuoco, spero. E qui siamo all'ultima appunto parte, che è quella delle maschere. Qua ho questa maschera all'acido glicolico Bottega Verde Peel Off, l'esfoliante, che ho da tantissimo. Le varie maschere così sfuse, monodose, anche di queste ne ho tantissime, tutte quelle di Montage Jeunesse. Alcune le ho già utilizzate, ovviamente queste sono quelle che mi rimangono. Una maschera purificante all'argilla, sempre di Bottega Verde, campioncini miei del lavoro, delle maschere di Origins in versione mini size, questa qua al carbone che mi piace tantissimo, e questa qua notturna. Questa cos'è? Ah, Balea, è la seconda parte di una che ho già utilizzato. Quindi di qua diciamo che è più che altro il reparto maschere, che però credo che appunto trasferirò in modo da avere più spazio e mettere magari qui i tonici, i vari tonici, e sotto fare magari siede e contorno occhi. Adesso non so bene ancora come fare. E nulla, vi faccio vedere anche velocemente cosa c'è invece in vasca. Ovviamente Nicola lascia sempre casino, per cui là vedete il suo bagno, dov'è qua? Bagno doccia, che io gli dico sempre di mettere a posto e lui lo lascia puntualmente lì. Sotto c'è la maschera di Equilibria all'aloe vera per capelli, che non mi piace per niente, ve ne parlerò. Il doccia peeling di Balea, eccolo lì. E lì sopra abbiamo il caos. Lì, vabbè, per farvi vedere è un casino, però shampoo, balsami, robe varie che poi cascano. Quelle magari ve le faccio vedere in un video apposito, però in quella vaschettina lì ho dentro delle piccole, diciamo, campioncini o mini size di cose che sono da utilizzare. Quello lì cascato è il coso al doccia schiuma al mango di Shein, buonissimo. Shampoo antigiallo, quello lì è il mio scrub che avete visto nel video dove ve l'ho fatto vedere, che l'ho fatto io, insomma, vari ed eventuali che poi vi mostrerò.